mio cuore. Siamo tornate con un'altra umile pratica del Vangelo in casa, per questo usiamo il Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec dagli Spiriti. Prima preghiamo. Questa preghiera è per quando siamo in ansia, dei Filippesi capitolo 4. Vediamo. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera, fermi nel Signore, o diletti. Io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo. Assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate con ansietà. Di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo, in Cristo Gesù. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele e l'Iddio della pace sarà con voi. Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore che finalmente avete fatto rinvedire le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché io mi trovi in bisogno, già che ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Io so essere abbassato e so anche abbondare in tutto. E per tutto sono stato ammaestrato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nondimeno avete fatto bene a prender parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, o Filippesi, che quando cominciai a predicare l'Evangelo dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Poiché anche la Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta di che sovvenire al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a conto vostro. Or io ho ricevuto ogni cosa e abbondo. Sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafrodito quel che m'avete mandato, e che è un profumo d'odor soave, un sacrificio accettevole gradito a Dio. E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze, e con gloria in Cristo Gesù. Ora all'Iddio, Padre nostro, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono meco vi salutano. Tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare. La grazia del Signor Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Amen. Ebbene, andiamo. Oggi riflettiamo sulla seguente domanda: perché non dovremmo credere in tutti gli spiriti? Vediamo perché. Non credete a tutti gli spiriti. Miei carissimi, non credete a tutti gli spiriti, ma provate se sono spiriti di Dio, perché molti falsi profeti si sono levati nel mondo. Questo ha detto San Giovanni, Epistola 1, capitolo 4, versetto 1. I fenomeni spiritici
Non solo non accreditano i falsi cristi ed i falsi profeti come certuni pretendono di affermare, ma al contrario vengono a dare ad essi l'ultimo colpo. Non domandate allo spiritismo miracoli o prodigi perché dichiara formalmente di non farne. Come la fisica, la chimica, l'astrologia, la geologia hanno rivelato le leggi del mondo materiale, lo spiritismo è venuto a rivelare altre leggi non ancora conosciute. Quelle che reggono i rapporti del mondo fisico e del mondo spirituale e che, come le loro più anziane della scienza, sono del pari legge di natura, fornendo la spiegazione di un certo ordine di fenomeni fino ad ora incompresi, distrugge ciò che ancora restava nel dominio del meraviglioso. Perciò, coloro che fossero tentati di volgere questi fenomeni a loro profitto, facendosi passare per dei messia di Dio, non potrebbero approfittare a lungo della credulità e sarebbero presto smascherati. D'altra parte, come si è detto, questi fenomeni da soli non provano nulla. La missione si prova a mezzo di effetti morali che non è dato a tutti di provocare. E questo è uno dei risultati dell'ampliarsi della scienza spiritica. Esaminando la causa di taluni fenomeni, svela molti misteri. Coloro che preferiscono l'oscurità alla luce sono i soli che abbiano interesse a combatterla. Ma la verità è come il sole, fa scomparire le nebbie più dense. Lo spiritismo giunge a rivelare anche un'altra categoria, assai più pericolosa, che non i falsi cristi e dei falsi profeti, coloro che non si trovano fra gli incarnati, ma fra i disincarnati, la categoria degli spiriti ingannatori, ipocriti, orgogliosi e falsi sapienti, che dalla terra non passati nell'eraticità e ostentano nomi venerati per cercare, grazie alla maschera dietro cui si nascondono, di accreditare idee che sono spesso fra le più bizzarre e le più assurde. Prima che fossero provati i rapporti medianici, essi esercitavano il loro lavoro in modo meno apparente, a mezzo dell'ispirazione o di una medianità inconscia, auditiva o parlante. Considerevoli è il numero di coloro che in diverse epoche, ma in questi ultimi tempi soprattutto, si sono dati per qualcuno degli antichi profeti, per il Cristo, per Maria, Madre di Cristo, e perfino per lo stesso Dio. San Giovanni mette in guardia contro questi quando dice: "Miei carissimi, non credete a tutti gli spiriti, ma provate se sono spiriti di Dio, perché molti falsi profeti si sono levati nel mondo. Lo spiritismo fornisce il mezzo per provarli, indicando i caratteri dai quali si riconoscono gli spiriti buoni, caratteri che sono sempre morali e mai materiali." Ebbene, è nota Kardec dice così: "Vedere per la distinzione degli spiriti il libro dei medium, capitolo 24 e seguente. Il libro dei medium è pubblicato dall'edizione Mediterranee, Roma, 1972. Ebbene, è al discernimento degli spiriti, buoni o malvagi, che possono essere applicate soprattutto queste parole di Gesù: ogni albero si riconosce dai suoi frutti. Non può l'albero buono dare frutti cattivi, né l'albero cattivo dare frutti buoni. Gli spiriti si giudicano dalla qualità delle loro opere, come gli alberi dalla qualità dei suoi frutti." Ebbene, amici miei, abbiamo finito la nostra avventura per oggi. Spero che ti sia piaciuto quanto a me. Bacioni, Dio vi benedica a tutti. Ciao.